Dentro la notizia, l'approfondimento di TG Melito, bentrovati cari amici telespettatori. Oggi siamo andati a trovare i nostri amici di Rugudi perché si aprono ufficialmente i festeggiamenti in onore della Maria Santissima, annunziata 19, 20 e 21 settembre per l'appunto a Rugudi. Abbiamo sentito ovviamente i pareri, le opinioni e anche il racconto molto importante di chi questa festa la vive, ma soprattutto lavora per realizzarla. Infatti abbiamo intervistato Giovanni Zampaglione, il parroco di Rugudi e San Lorenzo, il dottor Agostino Zavettieri, sindaco di Rugudi, e Salvatore Maisano, il presidente della Proloco di Rugudi. Queste persone ci racconteranno dentro la notizia, quindi dentro quelle che sono le apparenze dell'esterno, ciò che è realmente la festa in onore di Maria Santissima dell'Annunziata. Ma vediamo le interviste. Dopo il pellegrinaggio a Gorio di Rugudi, proseguono i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Annunziata. Don Giovanni, qual è il programma religioso? Anzitutto vorrei ritornare per un attimo al pellegrinaggio a Gorio di Rugudi, che ha visto la partecipazione di tantissima gente, celebrato da Don Giovanni Gattuso e dal sottoscritto, alla presenza di tutta l'amministrazione comunale, del sindaco Zavettieri e di tutta l'amministrazione comunale, e di tantissima gente che è venuta a ringraziare il Signore, a rivolgere una preghiera alla Madonna, ma soprattutto c'è stato un momento di festa, un momento di condivisione che abbiamo vissuto dopo. Ora i festeggiamenti religiosi proseguono con delle celebrazioni. Venerdì ci sarà la Santa Messa alle 18, così come sabato, così come domenica ci sarà la Santa Messa. Soprattutto mi preme sottolineare il giorno di festa, che è la domenica, dove alle 10 ci sarà la presenza di tantissima gente e dell'amministrazione comunale, ci sarà il mandato catechistico e ci sarà, penso, tantissima gente. Nel pomeriggio poi ci sarà la processione per le vie del paese alle ore 17:30. Ecco, questo in un certo qual senso è il programma religioso. E vorrei fare l'augurio che ho messo nel manifesto. Mi auguro che la festa di Maria Santissima Annunziata ci faccia crescere nello spirito di comunione e del volerci bene. Vedete, questo è l'obiettivo di una festa. La festa è un momento di gioia, un momento dove ci ritroviamo in tanti, è un momento dove tutti ci ritroviamo e ringraziamo la Madonna, ma è un momento anche di unione e di comunione. Questo è l'obiettivo. E a me preme a questo proposito ringraziare tutto il Comitato Festa. E qui abbiamo due membri a cui va il mio particolare ringraziamento, Salvatore e Giovanni, i quali hanno messo tutta l'anima, passatemi questo termine, ecco, li ringrazio per tutto ciò, per tutto l'impegno che ci hanno messo in maniera da fare questa festa. Ecco, grazie a loro e grazie a tutti coloro che parteciperanno a questi momenti religiosi. Salvatore Maisano, in qualità di membro del Comitato Festa e di Presidente della Proloco, ci può dire il programma dei festeggiamenti civili? Sì, anzitutto buonasera a tutti. Come diceva Don Giovanni, voglio ricordare veramente la giornata di festa, anch'io voglio ricordare la giornata di festa che abbiamo passato a Gorio di Rugudi, una giornata bellissima, dove abbiamo passato dei momenti veramente di condivisione e di gioia insieme a molti dei nostri paesani e anche ospiti dei paesi vicini. Detto ciò, illustriamo il programma civile che stiamo organizzando insieme a Giovanni e agli altri membri del Comitato Festa. Avremo per la giornata di sabato un raduno di strumenti tradizionali calabresi, un raduno di amatori, diciamo, che si riuniranno a Rugudi allietandoci con musiche tradizionali. Naturalmente ci sarà durante la serata divertimento, quindi speriamo che vengano in tanti a trovarci. La giornata clou, diciamo, è la domenica dopo la processione,
ci sarà uno spettacolo musicale con il gruppo dei Mutraca, è un gruppo di musica tradizionale etnica che fa musiche popolari calabresi. La Proloco ci sta dando una mano per organizzare festeggiamenti civili. Ci sarà infatti una sagra che abbiamo chiamato la prima festa della polpetta a Rugui. Ci sarà un momento di promozione anche di quelle che sono caratteristiche del nostro territorio, di cibi e di tradizioni locali. È quasi un leitmotiv quello che noi facciamo generalmente, sia con la Proloco sia con Don Giovanni, anche con l'amministrazione comunale pure, che ci aiuta molto in questo senso. Non perdiamo occasione di cercare di dare una mano al territorio, affinché possa esprimere le sue qualità. Quindi non perderemo neanche questa occasione, cercheremo di fare tutto al meglio e vi invitiamo a venirci a trovare. Dottor Agostino Zavettieri, sindaco del comune di Rogudi, qual è il ruolo dell'amministrazione comunale all'interno della festa e se c'è sinergia tra chiesa e istituzioni? Buonasera a tutti. Come lei diceva, giustamente, se c'è una sinergia tra le istituzioni, tra il comune, la parrocchia e il comitato festa, questa amministrazione presieduta da me ormai è da tanto tempo che abbiamo instaurato questo buon rapporto, tant'è vero che il pellegrinaggio che noi facciamo ogni anno, volendo riprendere tutte quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre radici, andando la settimana prima della festa qui a Rogudi, andiamo ai borghi antichi, che domenica 14 abbiamo festeggiato, che c'è stata una sinergia e una volontà da parte di tutta la popolazione, una grande partecipazione, che c'è stato un momento di condivisione veramente bellissimo, che io lo voglio qui ulteriormente ribadire. Questa sì che è una sinergia bella, che nasce spontanea, non è una cosa forzata per cui si cerca di forzare qualcosa che magari tutti noi non vorremmo, ma qua è una cosa bellissima che avviene. Oltretutto domenica 14 veramente c'è stata una grande partecipazione. Io mi auguro che adesso con anche qui domenica, che da oggi partono questi festeggiamenti e finiscono domenica, sia con quanto riguarda rito religioso che civile, io mi auguro che ci sia una grossa partecipazione nel nostro comune da parte di tutte le persone che sono sparsi un po' anche in altri centri. Io auguro una buona festa a tutti in onore della Santissima Annunziata. Ringrazio veramente qui Don Giovanni, qui presente, che sta facendo tutti gli sforzi affinché si riesce a questa festa. Ringrazio tantissimo il Comitato Feste, che veramente si sta prodigando molto, anche con scarse risorse. Il Comune, quello che può fare, come dicevo prima, questa nostra, diciamo, disponibilità da parte nostra come amministrazione, ce l'abbiamo messa tutti. Speriamo che questa diciamo, festa venga apprezzata da parte di tutti quanti del Comune di Rogudi. Grazie. Ecco, Sindaco, le volevo chiedere, il 14 settembre c'è stato questo pellegrinaggio a Gorio di Rogudi, sono stati girati dei video, ecco, sul web in questi giorni, impazza veramente questo video, e hanno messo il titolo addirittura, Don Camillo e Peppone, che ne dice lei? Contento di questo? È una ripresa che hanno preso, mi fa molto piacere che mi si viene attribuito questo termine,
C'è stato un momento veramente di condivisione con Don Giovanni, c'è stato un ballo che noi abbiamo voluto assieme a Don Giovanni e anche all'altro Don Giovanni Gattuso, che è stata una cosa veramente bella, che io ringrazio sia Don Giovanni Zampaglione che Don Giovanni Gattuso. Quindi contento di questo, che ne pensa Don Giovanni? Anche, è un momento di gioia, non è la prima volta che si vede questo ballo, il ballo della Tarantella, forse è un ballo dove si esprime tutta la gioia da parte sia dei rogudesi sia delle calabresi. Ecco, tante volte si perdono le tradizioni, ma questa è una tradizione bella. Pensate, è la prima volta, non ho mai ballato, ho sempre rifiutato, anche quando ci trovavamo sia durante la festa a Rogudi sia a Marina di San Lorenzo, ho rifiutato sempre di ballare, ma c'è stato in me un trasporto, una cosa spontanea, e poi ero la gioia, il momento di gioia lo permetteva. Ecco, è stato un momento scherzoso, ecco, attribuire a Don Camillo e Don Peppone. Si dovrebbe ritornare ai vecchi sindaci, dove veramente c'era quel rispetto che purtroppo oggi non c'è e viene meno con il passare degli anni. Ecco, anche il presidente della Prologo, Salvatore Masano, voleva dire qualcosa. Sì, volevo dire che veramente, sì, Don Camillo e Don Peppone, la Prologo e il Comitato Festa si sta proprio attivando per regalare una bandiera rossa al nostro sindaco e una bicicletta a Don Giovanni Zampaglione, così la prossima sarà una scena ancora più attinente. Niente, volevo dire anche che ci siamo dimenticati di ringraziare la ditta Paolo D'Amico, che curerà, diciamo, la parte che riguarda i giochi pirotecnici, palco e illuminazione. Peraltro sarà sicuramente uno spettacolo all'altezza delle aspettative quello che ci sarà domenica sera. Torniamo a invitare tutti i cittadini e augurare veramente una buona festa, soprattutto una festa che ci riconcili con veramente con l'amore per la Madonna e per il nostro prossimo. Bene, dentro la notizia finisce qui l'appuntamento con i prossimi approfondimenti del TG Melito. Grazie come sempre per averci seguito e vi ricordo, prima di chiudere, che tutti i nostri servizi, le repliche dei nostri telegiornali e anche di questa trasmissione le potete trovare su internet, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, comodamente e liberamente. Grazie come sempre per averci seguito ed un buon proseguimento di giornata.